proseguono i lavori di riqualificazione, adattamento, restauro e risanamento conservativo del castello di Monasterace Superiore, grazie ad un finanziamento di quasi 2 milioni di euro, iniziato nel 2015 e tuttora in corso. Sabato ha visto la presentazione del progetto per il recupero del terzo lotto, un interessante intervento che ha visto il coinvolgimento di diversi professionisti per un manufatto storico in cui è particolarmente significativo l'intreccio tra ricerche storiche, analisi dei materiali, indagini archeologiche, interventi di restauro e adozione di tecniche innovative, come ha ribadito lo stesso primo cittadino di Monasterace, Cesare De Leo. Il progetto che presentiamo stasera riguarda l'ultima ala del castello che deve essere recuperata. Abbiamo con i due primi lotti recuperato due ali del progetto del castello, con questa completiamo l'opera di recupero e di restauro del castello riportandolo alle origini. Si tratta di un progetto molto importante perché dobbiamo eliminare tutte le superfetazioni che ci sono, eliminare tutti i corpi aggiunti che sono stati realizzati nel corso del tempo e che avevano sfigurato completamente l'immagine del castello. Con questo intervento ultimo che noi realizziamo non possiamo dire di aver fatto l'80% del lavoro per riportare all'antico splendore il castello. Mancheranno ancora alcuni ritocchi importanti, alcuni interventi che saranno decisivi per poter parlare del recupero completo, totale. E comunque questo costituisce un notevole passo avanti che ci consente anche di rendere fruibile l'intero maniero, dal momento che si tratta di una costruzione imponente, gran parte, come dicevo, è stata recuperata. Adesso con il completamento avremo un edificio che potrà avere usi diversi, che potrà essere reso fruibile in maniera tale che sia conosciuto dai visitatori che ci chiedono notizie ogni qualvolta vengono a visitare il castello, che purtroppo allo stato attuale non è del tutto completato e quindi non può essere visto nella sua interezza. Con il lavoro che noi stiamo per appaltare sarà possibile parlare di recupero integrale con un bene che darà, secondo me, un apporto anche dal punto di vista economico al paese, perché il numero dei visitatori aumenterà, non solo, ma ci sono ambienti molto vasti, ambienti considerevoli, di consistenza notevole, che potranno essere utilizzati per fini diversi, da mostre, laboratori. Insomma, c'è una prospettiva molto seria perché questo recupero possa contribuire alla rivitalizzazione del paese insieme con il progetto dei borghi. Anche questo è un progetto che stiamo per appaltare, dove sono previste ulteriori interventi nel centro storico e anche la realizzazione il recupero di abitazioni che il comune ha acquistato e che ha già inserito nel progetto e che una volta recuperate costituiranno una possibilità di albergo diffuso all'interno del centro storico.